Buongiorno a tutti. Niente, ci ritroviamo per un altro webinar che riguarda le gare d'appalto e passeremo quest'ora e mezza insieme per cercare di fare un minimo, per quello che riesco, di chiarezza sulle operazioni di gara, sul gruppo, sugli uffici di supporto, la commissione giudicatrice. Niente, cercheremo di utilizzare la prima oretta nel cercare di focalizzare gli aspetti più importanti delle operazioni di gara. Poi lascerò l'ultima mezz'ora a disposizione di voi per cercare di farmi, per cercare di rispondere anche a qualche quesito, che sono sicuro saranno tanti. Niente, chi sono io? Qualcuno forse già mi conosce, qualcuno non mi conosce. Mi chiamo Giampiero Fortunato, sono un consulente giuridico amministrativo, cioè sono supporto a RUP nelle centrali di committenza, nelle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda gli appalti e in particolare anche il partenariato pubblico-privato. Se vorreste rimanere in contatto con me, vi consiglio di andare sui social, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Facebook e in particolare su Facebook ho un gruppo che si chiama Project Finance e Appalti a cura del dottor Giampiero Fortunato, che mi invita ad iscrivermi per rimanere appunto in contatto con me. Io periodicamente pubblico sentenze, articoli, qualcosa di interesse che riguarda il codice degli appalti, in particolare la finanza di progetto e in generale il partenariato pubblico. Entriamo in ciò che andremo a occupare oggi. Ci occuperemo oggi del responsabile unico del procedimento, chi è, che cosa fa, le indicazioni mie personali, qualche suggerimento che vi dico da porre, da inserire nel bando di gara. Poi ci occuperemo delle fasi della gara, la busta A, la busta B, la busta C, che cosa succede, che cosa dobbiamo fare. E poi quell'annosa questione dell'accesso agli atti di gara, in particolare per quanto riguarda gli aspetti dell'offerta tecnica. Cerchiamo di insomma, fare un minimo di chiarezza per quello che posso, ovviamente, e soprattutto cercare di darvi qualche piccola indicazione che normalmente utilizzo anch'io diciamo nelle gare che faccio. Partiamo dal responsabile unico del procedimento. Articolo 31 è la fonte, il codice degli appalti. Chi individua il RUP? Il RUP è individuato dalla legge e il funzionario apicale del settore di riferimento. Chi lo nomina? Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale. I dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa del soggetto responsabile apicale sono i destinatari. Da questo che cosa viene fuori? Viene fuori che il RUP non può essere individuato attraverso atti di natura, fra virgolette, politica, cioè è individuato o dalla legge oppure è normalmente il funzionario apicale del settore, quindi nel caso dei comuni, degli enti locali con una certa grandi, è il dirigente responsabile. Nel momento in cui ci sono comuni più piccoli, è comunque il funzionario o il dipendente apicale di quel settore ad essere responsabile di tutti i procedimenti incardinati all'interno di quel settore. Ovviamente questo responsabile del procedimento che coincide con il funzionario apicale, che cosa fa? O lasciare per sé la responsabilità di quel procedimento, oppure con un proprio atto formale individuare un altro soggetto che è all'interno della sua unità organizzativa. Quindi questo elimina quelle prassi che ci sono state nel passato, ahimè, molto diffuse, che attraverso atti di natura politica si andavano a individuare i responsabili dei procedimenti. Cioè niente più delibere di giunta, delibere di consiglio comunale, ho visto addirittura ordinanze sindacali, provvedimenti del sindaco che vanno a nominare i responsabili dei procedimenti. Non è così. Ma non lo è mai stato, attenzione, non è che vuole, non lo è mai stato. Caratteristiche del RUP. Sono dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove si è accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio del responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Allora, devono essere dotati del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, cioè all'interno di comuni particolarmente grandi, dove per esempio c'è la dirigenza, è normale che il RUP debbano essere funzionari. Quando invece man mano scendiamo di grandezza, dove sono degli enti che sono più piccoli, allora in quel caso lì insomma, si può derogare a tale caratteristica. Si può derogare anche quando si è accertata una carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, nel caso dei comuni più piccoli. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
norma, questa all'interno dell'articolo 31, io continuo a definirla di natura estetica, cioè non è prevista nessuna sanzione, è sempre stato così. Ho l'impressione che sia stata una norma che sia stata inserita in passato per compiacere qualche partito che non vedeva di buon occhio, diciamo, i dipendenti della pubblica amministrazione, probabilmente, perché effettivamente non mette, non toglie, non aggiunge nulla a ciò che già c'era. Vediamo un attimo velocemente i requisiti che deve avere il responsabile del procedimento, che, come abbiamo visto, è un po' il master di tutta la procedura di gara. Esclusioni. Non possono essere investiti della responsabilità del procedimento coloro che sono, diciamo, impelagati, tra virgolette, nei conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42,2, cioè non devono avere delle pratiche, diciamo, che sono vicine o a loro stessi o a parenti e affini. Devo anche dire che questo conflitto di interesse è stato interpretato molto spesso in maniera non restrittiva, ma abbastanza larga, e ci sono andati dentro anche altre tipologie di conflitti di interesse. Quindi su questa cosa io direi di stare molto molto calmi, cioè molto molto tranquilli per quanto riguarda l'applicazione, cioè in maniera precauzionale applicarlo in maniera estensiva, a meno che non ci siano delle motivazioni, tipo il numero di soggetti all'interno dell'ente piuttosto ridotto. Reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rifiuti di atti d'ufficio, interruzione di un servizio pubblico. Poi si è cercato in qualche modo di dare anche una certa professionalità al responsabile unico del procedimento, una professionalità che in qualche modo fosse legata al percorso di studi del funzionario e anche all'esperienza specifica, perché in alcuni casi, ovviamente, non avendo il titolo di studio necessario, si può ovviare con l'esperienza. E come vediamo, come dicono le linee guida ANAC numero 3, che io ho messo 3 del 2016, ma poi sono state riviste successivamente, man mano che cresce, diciamo, gli importi, crescono anche i requisiti che vengono chiesti a questo funzionario. Allora, per gli importi per lavori inferiori a 150.000 euro bisogna essere in possesso del diploma rilasciato da un istituto tecnico ed esperienza almeno di 3 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Tra i 150.000 e 1 milione di euro, il diploma rilasciato da un istituto tecnico e esperienza almeno decennale, o la laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento e esperienza almeno triennale, o laurea quinquennale e esperienza almeno biennale. Vedete come cresce il titolo di studio, così si abbassa ovviamente l'esperienza specifica nella materia. Per gli importi, sempre per quanto riguarda i lavori superiori a 1 milione di euro, il RUP è inferiore alla soglia comunitaria, che è 5 milioni e rotti, 5 milioni e 300, se non ricordo male. Possesso di una laurea triennale tecnica, possesso di abilitazione all'esercizio della professione, possesso di un'anzianità di servizio e di esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Oppure, possesso di diploma di geometra, possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Per gli importi pari o superiori alla soglia europea, possesso di una laurea magistrale o specialistica tecnica, possesso di abilitazione all'esercizio della professione, possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessione di lavori, e infine per gli appalti complessi ci vuole anche la qualifica di project manager. Project manager, che è una qualifica che si acquisisce mediante corsi di formazione. Per quanto riguarda invece i servizi e le forniture, come vedremo è leggermente diverso rispetto ai lavori. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie europee ed euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali, perché voi mi insegnate che le soglie europee sono 214 per servizi e forniture, mentre per quanto riguarda tutto ciò che è legato ai servizi sociali o a diciamo, degli appalti specifici previsti da specifici CPV dei codici, la soglia è di 750. E quindi in quel caso lì, possesso di diploma istituto tecnico superiore, possesso di anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di contratti di servizi e forniture.
Per i servizi e le forniture pari o superiori alle soglie europee di euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali, possesso di laurea triennale, magistrale o specialistica, possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture, oppure possesso di diploma di istituto tecnico superiore, possesso di anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Anche in questo caso, per gli appalti di particolare complessità che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche, c'è bisogno di un possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e un possesso di qualifica di project manager. Ora, in chiusura, diciamo, di questo micro discorso sul responsabile unico del procedimento e sui requisiti, mi piace sempre presentare questa determinazione dell'ANAC del 2015, che anche se è un po' vecchiotta, che ormai sono passati praticamente 7 anni, però ho visto che successivamente, bene o male, ci si è sempre rifatti a questi principi che sono, diciamo, all'interno di questa determinazione. Quali sono? Responsabile del procedimento deve essere unico per le diverse fasi dell'affidamento. Allora, le fasi dell'affidamento sono programmazione, progettazione, gestione della gara e esecuzione del contratto. Quindi, il responsabile unico del procedimento deve essere unico dall'inizio fino alla fine. Fatta eccezione, ovviamente, quando ci si rivolge a SUA o in generale centrali uniche di committenza che hanno personalità giuridica. In quel caso lì è previsto che venga nominato il responsabile unico del procedimento della SUA o della centrale unica di committenza con personalità giuridica che abbia solamente per quella gara. Punto 2. Il responsabile procedimento deve essere un dipendente dell'amministrazione, cioè deve essere diciamo, un funzionario che sia legato a un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, non un incaricato esterno. Questo per evitare di nominare RUP compiacenti, in luogo invece di RUP funzionari che forse lo sono meno, ecco. Terzo punto, la responsabilità dell'istruttore di ogni altro adempimento procedimentale deve essere posta insieme ad un'unità organizzativa responsabile, la cui individuazione è rimessa alla legge, ai regolamenti o in difetto alle amministrazioni pubbliche mediante atti a carattere generale. Cioè, tutte le attività che riguardano quei procedimenti devono essere posti in seno a un'unità organizzativa. Questa unità organizzativa però non deve essere scelta con, diciamo, atti specifici, ma deve essere scelta nell'ambito di norme a carattere generale, norme di legge o di regolamento o addirittura di regolamenti interni all'ente, ad esempio il regolamento degli uffici e dei servizi, in cui vengono individuate i settori e le competenze di quei settori. E il RUP ovviamente viene individuato come apicale di quel settore in particolare. Deve sussistere un necessario collegamento tra il responsabile del procedimento e l'unità organizzativa, che non vedo, che cos'è? Comunque, è l'unità organizzativa, vediamo se riesco. No. Come faccio a tornare indietro? Se dalla regia mi dicono qualcosa, come faccio? Deve semplicemente scorrere indietro le slide. Allora, ce l'ho di qua. No. Sulla sua presentazione. Può utilizzare anche i tasti freccia della tastiera. Sì, appunto, come dice il collega, anche i tasti freccia della tastiera. Deve essere un collegamento tra il responsabile del procedimento e l'unità organizzativa, cioè praticamente non si può nominare funzionari di altre unità organizzative diverse da quello del responsabile del procedimento. Questo per evitare che ci sia arlecchino servitore di due padroni, fondamentalmente. Cioè, io che sono responsabile del settore urbanistico, del settore lavori pubblici, nomino come responsabile del procedimento un funzionario di un altro settore. A quel punto, quel funzionario dell'altro settore diventerebbe servitore di un padrone, cioè dipenderebbe dal punto di vista funzionale dal suo dirigente, del suo settore, ad esempio affari generali, ma sarebbe collegato a un procedimento che è incardinato in un altro settore. Ecco. Per evitare tutto questo c'è bisogno che la nomina del responsabile avvenga all'interno di quell'unità organizzativa.
chiudiamo, diciamo, la fase del responsabile unico del procedimento e passiamo alla fase della gara. Per fasi della gara e di gestione della gara, io ho ovviamente cercato di porre l'accento soprattutto sugli aspetti molto più pratici, che sono quelli che riguardano i problemi che abbiamo normalmente nella gestione di una gara, cioè nelle tre fasi di un'offerta economicamente più vantaggiosa. Dico offerte economicamente più vantaggiose, che poi bene o male le stesse cose si riportano anche nelle fasi che riguardano la gara al massimo ribasso. E comunque, la fase dell'apertura della busta digitale, che cosa succede? C'è la fase della busta digitale amministrativa, la fase dell'apertura della busta digitale tecnica, e c'è la busta B per intenderci, e la fase dell'apertura della busta digitale economica, cioè la C, la busta C. Che cosa succede? Che cosa avviene? Prima di tutto questo, però, io mi sono permesso di dare delle indicazioni specifiche da inserire all'interno dei bandi di gara. Questo per cercare in qualche modo di fare chiarezza su alcuni punti, ma anche di dare uno strumento più snello ai colleghi che mi stanno ascoltando, per poter ridurre i tempi. E prendendo, diciamo, dalla mia esperienza personale e suffragata ovviamente o da norme o e soprattutto da eminente giurisprudenza, che ci dà una mano sulla semplificazione di alcuni aspetti. Quindi, ad esempio, prevedere all'interno del bando il verbale unico. Cioè un verbale unico e non singoli verbali per ogni seduta, per intenderci. Questa è una, diciamo, è una cattiva prassi che abbiamo, è quella che sia durante l'apertura della busta A che anche l'apertura della busta B, soprattutto l'apertura della busta B, siamo soliti fare, e cioè quella che per ogni seduta andiamo a fare un verbale. Questo verbale poi lo protocolliamo, poi il verbale poi ci ricordiamo che possiamo modificare qualcosa, insomma, ci fa perdere tempo. Ebbene, noi possiamo fare anche un verbale unico in cui riportiamo tutto ciò che abbiamo fatto. Consiglio di Stato 2021, quindi anche molto molto abbastanza recente, la commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione. Quindi questo significa che noi facciamo tutte le nostre operazioni anche in più giornate e alla fine tutte quelle operazioni facciamo il nostro verbale dove diciamo quello che abbiamo fatto. Questa è un'altra innovazione che va contro le tante prassi, cioè il verbale collegiale. Che significa? Significa che la nostra commissione di gara, che cos'è? È un collegio perfetto, e di conseguenza le decisioni non sono prese né a maggioranza né a minoranza, ma sono prese in maniera che abbracci la volontà di tutti i commissari. Per questo motivo è importante avere un verbale collegiale ai fini del risultato della commissione. Quello che conta è ciò che ha fatto la commissione nella sua complessità, non quello che hanno fatto i singoli commissari. Perché quello che hanno fatto i singoli commissari all'esterno non interessa. Cioè non deve interessare ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. Quindi non deve interessare a nessuno, se non, voglio dire, a noi, se non internamente. Quindi nel nostro verbale inseriamo ciò che riguarda la manifestazione di volontà di tutti i commissari. In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali. Questo è sempre il Consiglio di Stato. Mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice, i cui giudizi ai fini della verbalizzazione della pubblicità esterna sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale. La disposizione infatti non fa menzione dell'obbligo di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ma si richiede soltanto che le valutazioni dei singoli commissari vengano trasformate in media e dunque nell'attribuzione finale del coefficiente discrezionale. Consiglio di Stato 2020,
Allora, che cosa ci dice? Ci dice che i singoli, le singole manifestazioni di volontà, di giudizio in questo caso, dei singoli commissari hanno un valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione. Ma quello che ha una, diciamo, un valore esterno è il giudizio che esprime la commissione a seguito della media dei singoli commissari. Quindi quando noi andiamo a fare il nostro verbale è inutile che andiamo a mettere quello che ha fatto il commissario 1, il commissario 2, il commissario 3. Ai fini di quello che dobbiamo fare, cioè del valore di quel verbale, interessa ciò che la commissione ha deciso, cioè nella sua integrità, e quindi specificare che i commissari si sono nella loro complessità si sono hanno espresso il loro giudizio in un certo modo, e da quello viene fuori dal verbale. Ovviamente questo ci permette di non avere dei verbali lunghi, ma di avere dei verbali piuttosto più corti, diciamo, più limitati, che quindi sprechiamo meno carta, sprechiamo meno inchiostro, sprechiamo meno tutto, praticamente anche meno tempo, e paradossalmente siamo anche più trasparenti. Altra prassi, ahimè, da perdere, quella delle sedute pubbliche. Cioè noi, malgrado abbiamo l'obbligo, in base all'articolo 58 del codice degli appalti, di fare tutti i nostri lavori sulle piattaforme, quindi piattaforme MEPA per quanto riguarda le procedure negoziali e le piattaforme diciamo in possesso delle singole stazioni appaltanti per quanto riguarda le procedure aperte e tutte le altre tipologie di procedure, noi continuiamo ancora a prevedere queste sedute pubbliche. Allora ho visto alcuni comuni che si sono attrezzati con telecamere, si sono attrezzati con delle stanze in cui ricevere il pubblico. Tutto questo non c'è più, perché le piattaforme servono proprio a questo, servono a tracciare tutto il procedimento. Quindi non c'è più bisogno dell'apertura attraverso la seduta pubblica delle attività che fa la commissione, perché non c'è più proprio la possibilità di modificare quelle attività, perché la tracciabilità serve esattamente a questo. Serve a dare contezza e trasparenza di tutte le attività della commissione. Paradossalmente, un commissario di gara o l'intera commissione di gara che si mette d'accordo con un operatore economico per modificare l'offerta, il documento, non lo può più fare, perché è tutto, come dicevo prima, tracciato dalla piattaforma. Ecco perché non c'è più bisogno della seduta pubblica. La finalità della seduta pubblica era proprio questa, cioè di dare contezza all'esterno dei documenti presentati. Perché se vi ricordate, venivano aperte le buste e venivano siglate dai singoli funzionari in seduta pubblica. Ora tutto questo, voglio dire, non c'è più bisogno. E su questo ovviamente la giurisprudenza ci ha dato una mano. E appunto la giurisprudenza si è espressa nel senso della non necessarietà dell'atto delle procedure telematiche di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte. Consiglio di Stato, io adesso ho questo Consiglio di Stato 2016, ma ce ne sono tanti altri dopo, fino all'altro ieri, quindi dovrei anche adeguarlo forse questa slide, con le nuove sentenze che ci sono state. È un orientamento oramai, diciamo, consolidatissimo. Tale orientamento risulta trasfuso a livello normativo nell'articolo 58 del decreto legislativo 50-2016, che non ha codificato in relazione alle procedure gestite in forma telematica alcuna fase pubblica, infatti non c'è scritto da nessuna parte. Pertanto, ed è questa la cosa che io scrivo nel mio bando di gara, pertanto la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute. Ecco, questa, come dire, innovazione, questa novità, forse tanti altri la utilizzano già, ma ho capito che molti altri non la utilizzano ancora, perché un po' di esperienza ce l'ho, giro per i comuni e me ne accorgo. Ebbene, questa innovazione è fondamentale per rendere ancora più veloce, perché in questo modo noi non perdiamo tempo nel metterci d'accordo sulle sedute, non perdiamo tempo nell'avvisare le ditte, non perdiamo tempo nel fare i verbali, capire documenti di questi che sono presentati, scrivere che tipo di carta d'identità avevano, ma soprattutto noi possiamo operare anche da remoto in tutto questo, cioè nel momento che abbiamo il tempo da poter dedicare, abbiamo degli spazi da poter dedicare, anche quando siamo a casa, cioè è una libertà assoluta, perché proprio perché la piattaforma ci dà questa opportunità, proprio grazie alla sua tracciabilità. Io ho chiuso delle gare veramente in pochissimi giorni grazie al fatto di non rendere pubbliche le sedute pubbliche.
Fondamentalmente gli operatori economici sanno che la commissione sta lavorando e alla fine di tutto il procedimento di gara, perché questo vale per la busta A, per la busta B e per la busta C, cioè alla fine del procedimento di gara avranno il verbale con le decisioni prese dalla commissione nelle, diciamo, in tutte le volte che si è riunita, sia in seduta diciamo riservata che meno, anche perché oramai non c'è più né riservata né pubblica, come dicevo. Quindi è una velocizzazione del procedimento, vi posso assicurare, notevolissimo. Ecco, anche questa è un'altra velocizzazione, sembra l'uovo di Colombo. DGUE, in sede di gara, il DGUE, se ci fate caso alla parte quarta dove c'è scritto criteri di selezione, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione alfa. Cioè c'è una sezione che si chiama alfa, dove l'operatore economico dichiara di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando. Punto. A questo serve. Non ci interessa in quella fase della busta, e lo vedremo tra poco, perché vi farò vedere come ce lo dice anche la giurisprudenza su questo, non ci serve in quella fase dell'apertura della busta chiedere, che ne so, le SOA nel caso di lavori pubblici, chiedere i bilanci o cose di questo genere. A noi serve semplicemente che nel DGUE questo operatore economico abbia barrato direttamente quella sezione, sezione alfa. Nel momento in cui noi ci accorgiamo che è stata barrata, a quel punto noi prendiamo atto che lui ha autodichiarato di possedere i requisiti e passiamo ad altro. Passiamo ad un altro concorrente. Questo ci permette anche qua di velocizzare in maniera incredibile tutte le operazioni di gara, soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'apertura della busta, perché in questo modo ci permette veramente di prendere semplicemente atto della come dire della volontà dell'operatore economico, perché ci autodichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal bando. Inserirei all'interno del bando, se possibile, anche, no, se possibile, lo inserirei a prescindere, anche questo, cioè il soccorso procedimentale, che è una cosa diversa dal soccorso istruttorio. Abbiamo visto che l'esperienza del soccorso istruttorio in qualche modo ha funzionato. Ha funzionato perché? Perché era ingiusto, secondo me, negli anni passati, tenere fuori dalla gara operatori economici che avevano i requisiti per poter partecipare, ma avevano sbagliato nel dichiararli, oppure avevano dimenticato di mettere una firma o qualcosa del genere. Ebbene, questo soccorso istruttorio, però, come avete visto, ce lo dice apertamente l'articolo del codice, ci specifica che vale semplicemente per la parte che riguarda la documentazione amministrativa, quindi la busta, per intenderci. Sulla busta B e sulla busta C non c'è nella norma nessuna tipologia di soccorso. Che cosa è successo? Che già nelle linee guida ANAC fu sollevato questo problema dal Consiglio di Stato, che poi è diventato sempre più presente all'interno delle sentenze. La stessa ANAC poi se n'è fatto carico e si è consolidato. Diciamo questa sentenza che vi riporto del 2020 è una delle tante, si è consolidato questo nuovo istituto che si chiama soccorso procedimentale. Soccorso procedimentale che serve fondamentalmente a fare per la busta C e la busta B quello che già facciamo per la busta A, cioè chiedere dei chiarimenti fondamentalmente. Che cosa dice la sentenza in particolare? Nettamente distinto dal soccorso istruttore, il soccorso procedimentale, utile per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, quindi dell'offerta tecnica ed economica, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità. È ovvio che la cosa è un po' delicata, perché c'è un confine, forse sottile, particolarmente sottile, tra ciò che è chiarimento e ciò che può in qualche modo diventare integrazione dell'offerta. Noi dobbiamo cercare di rimanere al di qua di questo confine, cioè
non dobbiamo permettere che nell'attuazione del soccorso procedimentale si possa in qualche modo avere come finalità quella di modificare l'offerta o comunque integrarla, ma semplicemente noi dobbiamo prendere atto di una interpretazione condivisa eventualmente su ciò che è all'interno di quell'offerta. Può capitare, capita sia per l'offerta economica, ma spessissimo capita per l'offerta tecnica, in cui soprattutto per quanto riguarda offerte progettuali, cioè mi rifaccio agli appalti integrati o anche agli appalti con migliorie o anche ai diversi sistemi di PPP, cioè al project finance, alle concessioni e così via, dove una delle offerte è il progetto. Ecco, in quel caso lì molto spesso non si riesce a capire bene dalla relazione tecnica, dal computo e così via, che cosa si voglia dire e che cosa si voglia fare. E il soccorso procedimentale ci viene incontro. Ci viene incontro attraverso una... Si può chiedere, io l'ho fatto quasi sempre cartaceo, cioè ho chiesto, la commissione fa richiesta a RUP e RUP poi notifica all'offerente quali sono le richieste che vengono fatte di delucidazione riguardo a quella parte dell'offerta tecnica o a quella parte dell'offerta economica. Dopo aver, come dire, indicato, secondo me, alcuni espedienti, alcuni suggerimenti che vi ho dato da inserire all'interno del bando di gara per rendere il tutto più snello, più veloce e per certi versi anche più facile per prevenire quello che è il vero problema, che è quello del contenzioso. Vediamo che cosa succede nelle varie fasi della gara, cioè nella fase della... chi sono i protagonisti, diciamo, dell'apertura della busta A, dell'apertura della busta B e dell'apertura della busta C. Fermo restando, ve lo dico già da adesso, che il protagonista assoluto rimane comunque responsabile del procedimento. Apertura della busta A. Qual è il ruolo del RUP? Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure se presente nell'organico della stazione appaltante da un apposito ufficio servizi a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Queste sono le linee guida ANAC numero 3. Io da questo che cosa capisco? Che cosa interpreto? Che cosa cerco di applicare nel mio lavoro? Che la documentazione amministrativa è, diciamo, qualcosa che sia ad appannaggio del RUP, cioè una funzione classica del RUP, cioè la busta A, che può essere coadiuvato da un seggio di gara istituito ad hoc, che vedremo tra poco la natura giuridica, oppure da un ufficio servizio a ciò deputato. Questo quando nei comuni grandi, ad esempio, ci sono i classici uffici a parte contratti. Ma attenzione però, leggo quello che c'è dopo. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Significa che sia il seggio di gara e sia l'ufficio servizio a ciò deputato effettuano semplicemente una attività istruttoria, anche valutativa, ma istruttoria, il cui poi momento decisionale viene comunque lasciato a RUP. Quindi non possiamo parlare che il seggio di gara ha deciso di escludere qualcuno, ma il seggio di gara ha proposto a RUP di escludere qualcuno e RUP con il suo provvedimento l'esclude. La stessa cosa vale anche quando questa attività venga fatta da un ufficio servizio a ciò deputato, ad esempio l'ufficio appalti e contratti dei comuni più grandi. Fondamentalmente il RUP svolge quella funzione anche di controllo e vigilanza sull'operato fatto da questo servizio. Quindi questo non esclude anche la presenza di un ufficio servizio all'interno dell'ente, non esclude la responsabilità in merito a questo subprocedimento da parte del responsabile unico del procedimento. Più di una volta mi è stato chiesto, ma questo seggio di gara che cos'è? È una commissione di gara? Come viene nominato? Il seggio di gara, abbiamo visto, è diciamo, quell'organismo che coadiuva il RUP nell'apertura della busta.
Io stesso ne ho fatto parte in alcune circostanze. Allora, me lo sono posto il problema. Che natura giuridica ha? Cioè, fondamentalmente, che cos'è? Non c'è nulla. No, il codice degli appalti non ne parla. Ne parla semplicemente linee di Danac, ma non ci dicono che cos'è. Allora io ho pensato che secondo me, come dire, la figura che più si avvicina al seggio di gara è quello del supporto a RUP in fase di gestione della gara. Perché questo? Perché il RUP ha la sua, diciamo, la sua attività, la svolge sia in fase, abbiamo detto, di programmazione, progettazione, ma anche nella fase di gestione. Il supporto a RUP, in base all'articolo 31 del codice degli appalti, comma 11, ma anche di altre cose, soprattutto il comma 11, prevede che possa esserci un supporto a RUP in tutte le fasi del progetto, quindi anche nella fase di gestione della gara. Di conseguenza, quel seggio di gara è formato da RUP e da dei supporti a RUP che vengono nominati. Come? Vengono nominati attraverso gli appalti di servizi classici per la nomina dei supporti a RUP, quindi con le soglie che sono previste ad esempio dall'articolo 36. Quindi attraverso affidamento diretto sotto i 40.000 euro. Vorrei vedere se ci fosse un supporto a RUP in fase di gara che possa prendere più di 40.000 euro. Ma comunque con le nomine dirette sotto i 40.000 euro che serve ovviamente per andare a strutturare questo collegio. Questo collegio che abbiamo visto prima che non è un collegio perfetto, assolutamente, lo è la commissione di gara, non il seggio di gara, e svolge funzione istruttoria e valutativa che poi viene in qualche modo santificata da un provvedimento del RUP. Ecco, torniamo a quello che vi ho detto prima, cioè vi ho detto prima la lettera alfa, cioè il fatto che la lettera alfa, barrando la lettera alfa, abbiamo già finito, cioè verificando il fatto che sia stata barrata la lettera alfa, abbiamo fatto un passo in avanti sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico. Questo ci viene confermato dal TAR Sardegna 2021. Le dichiarazioni degli operatori contenute nella domanda di partecipazione del TGUE costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti dichiarati. Quindi, questo secondo me ci dà due suggerimenti. Il primo è che dobbiamo smetterla di produrre documentazione che non ci serve, cioè far presentare documenti che non ci servono. Quindi in tutte le gare che andiamo a fare dobbiamo mettere come allegati semplicemente due cose, ce lo dice qua il TAR Sardegna: domanda di partecipazione e di giure. Poi noi chiediamo tante altre cose che non servono assolutamente a nulla, cioè non sono altro che ripetizione, perché sono già presenti o nella domanda di partecipazione o nel DGUE. Ho provato a pensare semplicemente all'articolo 80. Mi è capitato delle volte di sottoscrivere, che io stesso partecipo a delle gare per incarichi professionali, quell'articolo 80 me lo fanno dichiarare non so quante volte. A me basta una sola volta, solo il DGUE. E il DGUE, nel momento in cui io dico di avere i requisiti economico e tecnico organizzativi e professionali, barrando la lettera alfa, basta, è già passato. Quindi questo ci dice questo, che fondamentalmente la domanda di partecipazione e il DGUE sono gli unici due documenti da far presentare in sede di gara, per la busta, e costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti dichiarati. Cioè in quella fase basta che viene autodichiarato nella domanda di partecipazione e il DGUE di avere i requisiti, e quello è già una prova documentale sufficiente. Ci viene ribadito dal Consiglio di Stato del 2017. Appare coerente ritenere che l'eventuale esclusione per difetto dei requisiti speciali o criteri di selezione debba essere posticipata al momento della comprova del possesso dei requisiti stessi, in quanto altrimenti si determinerebbe un'amputazione del procedimento mediante anticipazione di un segmento o fase dello stesso. Vedete? Cioè, il fatto che noi vogliamo escludere un operatore economico nella fase della busta A perché non ha i requisiti, è un'amputazione, dice il Consiglio di Stato, di questo procedimento. Perché questo? Perché basta semplicemente che questo operatore economico ci dichiari nella sua autocertificazione, che è il DGUE, di possedere i requisiti. Abbiamo visto che i requisiti morali, su questo non ci provo, li deve dichiarare uno per uno, perché il DGUE è previsto.
Ma i requisiti che riguardano, diciamo, gli elementi economico-finanziari e tecnico-professionali, basta barrare quella casella alfa. Non dobbiamo chiedere nient'altro, non dobbiamo chiedere la SOA, ad esempio, dico ai colleghi che si occupano dei lavori pubblici. La SOA, quella aveva chiesta successivamente. Altrimenti è come se noi andassimo a modificare il normale procedimento di gara, dice il Consiglio di Stato, anticipando un segmento prima, che invece deve avvenire quando c'è la vera comprova, cioè dopo l'aggiudicazione, e quindi solamente sul soggetto aggiudicatario. Questo ci snellisce alla grande il nostro procedimento amministrativo. Ancora Consiglio di Stato 2019, sempre sul lato documentazione oggetto di valutazione. Soltanto all'esito della gara, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante, mediante richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti necessari. Quindi quella fase di comprova noi non dobbiamo spostarla nella busta A, perché con questo non facciamo altro che burocratizzare il procedimento, ma dobbiamo spostarla nella sede che la legge ha previsto che sia, e cioè dopo la giudica non efficace, o una volta si chiamava proposta aggiudicazione. Solamente allora si procede alla comprova del possesso dei prescritti requisiti, e solo allora c'è effettivamente l'esclusione sul mancato possesso dei requisiti. È possibile, sempre alla busta A, e ce lo dice il Consiglio di Stato 2021, una verbalizzazione successiva delle attività che abbiamo fatto. È ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell'itere valutativo posto in essere. Cioè, noi abbiamo visto, e ve l'ho detto prima, ve l'ho fatto vedere, noi possiamo fare anche un solo verbale su tutte le attività, o per la busta A, per la busta C, per la busta B e per la busta C. È ovvio che questa verbalizzazione avviene successivamente rispetto all'attività, anche alla fine di tutte le attività. Però ci dice il Consiglio di Stato, attenzione, però deve sopraggiungere in un arco temporale ragionevole, cioè ragionevolmente breve, dice, in modo da evitare che vi possano essere o errori o omissioni in quella ricostruzione, oppure, e lo dirà tra poco, ve lo farò vedere dopo, che ci siano anche delle influenze esterne. Cioè più tempo passa, più c'è la possibilità che influenze esterne possano in qualche modo precludere la serenità dei valutatori. Ma una volta che noi abbiamo finito la busta e di valutarla, che succede? Cioè, che facciamo il verbale? Ok, e poi passiamo all'apertura della busta B e della busta C. Perfetto, ma non c'è bisogno di nessun atto, provvedimento e così via. Se vogliamo essere ligi alla norma, e in particolare l'articolo 76, l'articolo 76 ci dice qualcosa. Ci dice che nei termini stabiliti dal comma 5, vabbè, è dato avviso ai candidati e ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante all'assenza dei motivi di esclusione di quell'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Allora, parla di provvedimento e non di atto. Chi ha studiato un pochino, come me, il diritto amministrativo, sa la differenza tra atto e provvedimento. Il provvedimento è una manifestazione di volontà che incide nella sfera giuridica del destinatario, l'atto no. Se parla di provvedimento, significa che noi dobbiamo emanare un provvedimento. E qual è il provvedimento classico di un ente locale che incide nella sfera giuridica del destinatario? È la determina. Quindi noi dovremmo approvare una determina con la quale effettivamente si approvi le esclusioni e le ammissioni. Ora, io mi sono posto anche qua il problema, ma è davvero così? Davvero così? Sì, nel senso che noi dovremmo fare questo provvedimento successivamente al verbale, col quale approviamo il verbale e diamo atto di questa manifestazione. Ora, io come faccio? Vi dico come faccio io. Non sono così rigido. Il provvedimento che determina l'esclusione, il provvedimento da pubblicare, io lo faccio solamente nel momento in cui ci sia, per un caso qualsiasi, e perché ci può essere, un'esclusione già nella fase della busta. Allora, in quel caso lì è giusto, secondo me, non solo
approvare il verbale, ma anche approvare un provvedimento in modo tale che diamo un atto da poter essere eventualmente impugnato da parte del destinatario di quel provvedimento. Non faccio la determina per un fatto, diciamo, di linearità e anche per cercare di non burocratizzare. Quando mi va tutto bene, quando sono stati ammessi tutti, è vero, c'è il caso limite che io possa aver ammesso qualcuno che non aveva i requisiti e qualcun altro potrebbe fare ricorso su questo, è vero, quindi il fatto del provvedimento sarebbe giusto, però anche è anche vero che questo è un caso davvero residuale e io, per non precludere l'attività e la, diciamo, la velocità del procedimento di gara, mi riduco a fare la determina con la quale approvo il verbale solamente nel caso dell'esclusione. Nella busta B, apertura della busta B, cioè quella tecnica, valgono gli stessi principi sulla pubblicità delle sedute evidenziate in precedenza, cioè non dobbiamo dare pubblicità, evidenza pubblica di ciò che stiamo facendo. Devo dire che era già in parte così, cioè c'era la seduta riservata, per intenderci, sulla valutazione della busta B, della busta tecnica, però è anche vero che l'apertura vera e propria della busta B doveva essere fatta in seduta pubblica, perché i commissari dovevano siglare i progetti presentati, le relazioni presentate, in modo tale da dare contezza all'esterno che erano quelli che sarebbero stati valutati. Ora, come vi ho detto prima, tutto questo non c'è bisogno. Non c'è bisogno perché il fatto che sia tutto tracciato non è più possibile da parte neanche dei commissari, neanche del RUP, di modificare la documentazione arrivata. Di conseguenza, quei principi sulla pubblicità dell'apertura della busta B possono essere tranquillamente eliminati. Ecco, ma qual è la natura? Abbiamo visto la natura del collegio inteso come seggio di gara e abbiamo visto che fondamentalmente sono dei supporter. Qua che cos'è invece la commissione di gara? Che organo è? Come viene nominata e che funzione ha? È qualcosa un po' di più complesso rispetto all'attività del seggio, anche perché anche le attività che vanno a fare sono più complesse. Consiglio di Stato 2009. La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione. Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata all'individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concreta nella cosiddetta aggiudicazione preliminare. Adesso non c'è più, dice, l'aggiudicazione definitiva non efficace. Ora, dice due o tre cose interessanti. Prima di tutto che è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione appaltante, ma soprattutto la cosa importante è che acquisisce rilevanza esterna solo nel momento in cui le sue manifestazioni di volontà vengono recepite ed approvate dalla stazione appaltante e quindi dal RUP. Nella sostanza svolge una funzione tecnica e una funzione preparatoria e servente rispetto all'amministrazione appaltante. Cioè, chi decide a chi affidare l'appalto non è la commissione, ma è la stazione appaltante. Perché la commissione non fa altro che, come vedete, svolgere un ruolo di natura tecnica con funzione preparatoria e servente. Quindi, se non c'è un atto dell'amministrazione, cioè della stazione appaltante, di approvazione di ciò che è stato fatto dalla commissione, ebbene, la semplice manifestazione di volontà di quella commissione non ha valore. Questo è importante ai fini anche del dialogo tra la commissione e, diciamo, gli operatori economici. Anche nel caso di eventuali esclusioni, l'esclusione non può essere fatta ovviamente dalla commissione attraverso un suo verbale. La commissione fa un suo verbale dove propone al RUP l'esclusione di quel determinato operatore economico per quelle motivazioni. Rientra nella competenza della stazione appaltante la verifica della legittimità delle operazioni compiute dalla commissione di gara. La verifica della legittimità delle operazioni compiute dalla commissione di gara rientra nella competenza della stazione appaltante allo scopo di suggellare gli esiti dell'attività svolta da quest'ultima. La commissione è infatti un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dai competenti organi della stazione appaltante. Questo è un TAR Lazio del 2010. Allora, vedete, la stazione appaltante
svolge anche una funzione di verifica sulla legittimità di ciò che ha fatto la commissione di gara. Cioè, la commissione di gara non è un organismo terzo che sta sopra la stazione appaltante, come spesso ci capita di vedere. È un organismo servente della stazione appaltante e il suo parere non è neanche vincolante per certi versi, lo vedremo tra poco. Cioè, lo scopo di questa verifica di legittimità fatta dalla stazione appaltante attraverso il RUP è quella di suggellare, come dice, gli esiti dell'attività svolta da quest'ultima, cioè di metterci un bollo che l'attività fatta dalla commissione ha una sua conformità a legge. Ma che succede se la commissione svolge un'attività che non è conforme a legge? Può succedere questo, e ce lo dice il Consiglio di Stato nel 2020. La sua attività si esaurisce soltanto con l'approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell'amministrazione appaltante, mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a questo momento la Commissione conserva il potere di riesaminare l'operato al fine di emendarlo da eventuali errori. Cioè, la Commissione, la prima cosa che può fare è eventualmente riesaminare ciò che ha fatto, e lo può fare in maniera autonoma, per i poteri di autotutela classici della pubblica amministrazione, e quindi rettificare gli errori, qua utilizza il termine emendare, ma comunque correggere i propri errori, se ci si è accorti che sono stati commessi gli errori, speriamo che non sbagliare anche la Commissione. E questo è un consiglio stato 2020. Però può succedere un'altra cosa ancora. E ce lo dice il TAR Lombardia a Brescia, ma non solo il TAR Lombardia a Brescia, ne sta più di una. Io leggendo su come ho riportato questa sentenza si capisce poco, devo dire, ma è colpa mia, non colpa della sentenza, perché ho preso un pezzo che forse non fa capire benissimo, però cerco di tradurvelo. Se infatti il giudizio di valutazione delle offerte è demandato alla commissione, che deve accertare il possesso dei requisiti e attribuire il relativo punteggio, il contrario sanctus non può che essere demandato alla commissione stessa, che deve procedere al rinnovo della valutazione. Diversamente opinando, quel giudizio che ha condotto a ritenere ammissibile l'offerta da parte della commissione tecnica a tal fine appositamente costituita finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP, che avrebbe così superato la discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione. Il RUP avrebbe dovuto annullare l'aggiudicazione e riconvocare la commissione di gara per verificare in sede di autotutela se l'offerta di tale concorrente fosse stata legittimamente ammessa, o avrebbe dovuto essere esclusa, e solo in quest'ultimo caso avrebbe potuto disporre l'esclusione della gara, della ricorrente e l'aggiudicazione alla contro interessata. Allora, per il principio del contrario sanctus, se il verbale della commissione di gara prevede degli errori, ma non se ne accorge la commissione di gara, ma se ne accorge il RUP, ecco, il RUP non può sostituire la commissione. Quindi, per il principio del contrario sanctus, deve essere la stessa commissione a esprimersi di nuovo sulla valutazione di quel progetto, di quell'offerta di gara e così via. E dice, diversamente opinando, cioè se l'avesse fatto il RUP nel sostituirsi alla commissione, finirebbe per essere il verbale della commissione tecnica, cioè il volere della commissione tecnica, finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP. Quindi questo che cosa comporta? Comporta che se nel momento in cui ci arriva il verbale della commissione di gara e noi come RUP andiamo a vedere ci sono degli errori, non è che possiamo correggerli noi. Assolutamente, o possiamo aggiudicare a qualcun altro, altrimenti sostituiremmo un organo preposto a quello con una volontà personale del RUP. Questo non può succedere. Allora il RUP deve riconvocare la commissione e indicare eventualmente quali sono i punti che a suo giudizio non sono conformi a legge, e su quello la commissione deve riesprimersi. Sempre per quanto riguarda la verbalizzazione, e quindi durante la fase della postura della busta B, il Consiglio di Stato 2012 ci dà questo suggerimento. Potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l'espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta, dovendo in questo caso essere minimo l'intervallo tra una seduta e predisporre adeguate garanzie di conservazione dei diritti, cioè ribadisce che noi possiamo anche verbalizzare una sola volta e verbalizzare tutte le attività, però l'importante è che che ci sia minimo l'intervallo tra le sedute,
al fine di predisporre adeguate garanzie di conservazione dei plichi. Ma questa commissione chi la nomina? Il comma 12 dell'articolo 216 stabilisce che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, la commissione aggiudicatrice continua a essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Questo che cosa significa? Che continua ancora il RUP a nominare i commissari. Il RUP, nel momento in cui si è apicale, ovviamente, se non è apicale, rimette la sua decisione al dirigente competente per la nomina di questa commissione. Ma attenzione, aggiunge la norma che l'ente deve dotarsi fondamentalmente di un regolamento per garantire questa competenza e questa trasparenza, perché dice preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Regole di competenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, significa che bisogna dotarsi di un regolamento. Ed è una cosa che io stesso ho proposto a tanti enti, lo stanno facendo, e dove sono andato a individuare come nominare i commissari di gara, e soprattutto sono andato a inserire una cosa che è fondamentale, perché non c'è da nessuna parte, qual è il corrispettivo. Cioè, per questi, tenendo presente una cosa molto importante, cioè se sono funzionari della stessa stazione appaltante non è dovuto nulla. Se sono funzionari di altre stazioni appaltanti o esterni, tipo liberi professionisti, professori universitari e così via, sono andato a quantificare un gettone di presenza e quantificarlo sulla base, poi variarlo sulla base dell'anzianità di servizio di questi funzionari, dirigenti, liberi professionisti e professori universitari. Quindi dotarsi di questo regolamento. Però, per gli enti che insomma non sono proprio il massimo dell'efficienza, il Consiglio di Stato 2019 che cosa ci dice? Dice che il Collegio ritiene che sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedura in un atto fonte della stazione appaltante, quindi il regolamento per intenderci, cioè è preferibile dotarsi un regolamento, l'operato non diventa illegittimo, quindi in assenza di regolamento, per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole, cioè anche se non c'è il regolamento, la nomina alla commissione non può diventare illegittima, perché occorre dimostrare che in concreto sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza. Circostanza che nel caso di specie deve escludersi potendosi condividere quanto in proposta affermata al primo ufficio del TAR, ossia che la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti. Allora, anche se non abbiamo il regolamento e procediamo alla nomina della commissione, l'importante è che ci sia in concreto chi voglia contestarla faccia risultare che sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza, cioè non basta semplicemente il fatto di nominare la commissione senza regolamento per dimostrare che ci sono state delle condizioni di trasparenza e competenza, delle condizioni di mancata trasparenza e competenza, ma c'è bisogno che colui che fa ricorso dimostri nel suo ricorso che effettivamente in maniera concreta sono mancate queste condizioni. Al riguardo, la sezione ha avuto di recente modo di ribadire che il requisito delle competenze, perché c'è il problema delle competenze dei commissari, cioè non solo la nomina del commissario deve essere trasparente, ma deve essere conforme anche a dei principi di competenza specifica dei singoli commissari. Ora, che cosa dice la giurisprudenza? Dice che le competenze nello specifico settore in cui si fisce l'oggetto del contratto, cioè che i componenti della esecuzione di gara devono possedere, deve essere interpretato nel senso che la competenza e le esperienze richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole specifiche attività oggetto del contratto. Cioè, se io ho un appalto per affidare, che ne so, l'assistenza agli anziani, non è che io devo mettere dei commissari che siano tutti quanti esperti di assistenza agli anziani. L'importante è che ci siano dei commissari che siano esperti di aree tematiche omogenee, quindi in generale di assistenza sociale. E questo credo che voglia dire. Per consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, e questo nel 2018, non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione.
che idoneo nel suo insieme esprime le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea. Cioè significa che non tutti devono avere quell'esperienza professionale specifica per la materia di cui ci stiamo occupando. Per esempio, anche nella verifica e valutazione di un'opera pubblica, non è che devono essere tutti quanti tecnici. Potrebbe anche esserci due tecnici e un amministrativo, perché le varie professionalità possono integrarsi reciprocamente in modo da completare e soprattutto arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, perché molto spesso l'applicazione dei criteri per la verifica, diciamo, della verifica e valutazione di opere pubbliche e in generale di appalti di opere pubbliche, come appalti integrati, project financing e così via, sono anche esperienze giuridiche, c'è bisogno di competenze giuridiche per poter valutare la giusta applicazione di un criterio. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il presidente della commissione deve essere interno alla stazione appaltante. La norma che intende realizzare la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura introduce una regola che non ammette eccezioni. Su questo sembra che il Consiglio di Stato sia abbastanza duro e deciso. Il presidente deve essere comunque interno alla stazione appaltante, quindi i commissari, anche se esterni, nel caso di una commissione a tre, è importante che almeno uno dei tre, che sia il presidente, sia interno alla stazione. Altro problema, non saprei se chiamarlo problema o meno, ma questa figura del segretario verbalizzante, che più di una volta viene fuori. Io non ho mai trovato, per dire la verità, una norma che vada a disciplinare il segretario verbalizzante, che cosa fa, che cosa non fa, se deve essere pagato o meno. Ho trovato questa sentenza, ma non c'è solo questa, che più o meno mi ha fatto capire il ruolo che ha il segretario verbalizzante. Nelle procedure di gara, il segretario verbalizzante non può essere computato nel novero dei membri della commissione aggiudicatrice, non avendo egli potere di voto, ma funzione di mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla commissione. La natura delle funzioni ausiliarie e documentali del segretario non consente di ravvisare alcuna ragione di incompatibilità con il concomitante ruolo del RUP. Ora, se appunto, se in mancanza di segretario, io ho visto alle volte non formarsi le commissioni perché mancava il segretario verbalizzante. È la fesseria. Il segretario verbalizzante non ha un ruolo così importante ai fini, ce lo dice il Consiglio di Stato. Ha una natura di funzione ausiliaria e documentale, quindi può essere il RUP, può essere anche un membro della commissione, che oltre a fare il membro della commissione e quindi dare una valutazione nel merito della proposta, faccia anche da segretario verbalizzato. E mi sembra incredibilmente strano che il segretario venga pagato. E l'altra cosa ancora è che il segretario verbalizzante sia talmente importante da non far riunire una commissione per una sua assenza. Il Consiglio di Stato ha quindi dato seguito all'impostazione secondo la quale non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non venga dimostrata in concreto. Consiglio di Stato 2018, cioè il fatto, la questione annosa dell'incompatibilità tra RUP e quello di componente della commissione giudicatrice. E mentre nei comuni grandi il problema non si pone perché c'è molto personale, nei comuni piccoli diventa un problema, perché solo alcuni componenti della commissione diventa un problema. Se anche il RUP non ci può stare, diventa un problema grandissimo. Allora, che cosa dice il Consiglio di Stato? Non c'è incompatibilità, a meno che in caso di ricorso il ricorrente non dimostri in concreto che c'è un'incompatibilità. Allora, in quel caso lì può scattare. Anche questo è interessante e importante. Sulla questione del limite massimo delle pagine previsto nel disciplinare di gara. Che cosa dice il Consiglio di Stato? È giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possono essere considerate dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta. In tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva, ma certo non limitarsi a mere congetture sull'operato della commissione giudicatrice, che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro. Allora, che cosa vuol dire? Se è previsto nel bando di gara a pena di esclusione, procediamo all'esclusione. Se si è raggiunti un numero di pagine superiori a quello previsto. Nel momento in cui non ci sia questa norma specifica nel nostro bando, e non dobbiamo procedere a un'esclusione. Potrebbe succedere che
questo ha questo fatto che ci sia un numero maggiore di pagine abbia potuto avvantaggiare qualcuno a danno di altri, ma questo lo deve dimostrare in concreto colui che va a proporre il ricorso. Io come faccio? Vi spiego subito come faccio per evitare. Scrivo preferibilmente, cioè scrivo che la relazione deve essere preferibilmente di tot pagine. Questo che cosa comporta? Comporta che non posso escludere, questo sicuramente. Però gli operatori economici che partecipano sanno quel preferibilmente, lo vedono quasi come una norma imperativa e si adeguano tranquillamente. Poi se c'è qualcuno che non si è adeguato, siccome ho scritto preferibilmente, non ho più il problema se escludo o meno, perché non lo escludo. E quindi vado avanti. Busta C, composizione del collegio. Il collegio per la valutazione delle offerte economiche è composto dalla stessa commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica. Valgono gli stessi principi per la verbalizzazione delle sedute già evidenziati per l'apertura della busta digitale A e della busta digitale B. Valgono gli stessi principi sulla pubblicità delle sedute evidenziate in precedenza. Cioè ci sono le stesse cose che riguardano anche la busta A e la busta B. Cioè i principi in quanto riguarda la verbalizzazione delle sedute, il fatto che le sedute non siano pubbliche. Cioè tutto quello che abbiamo visto per la fase A e per la fase B vale anche per la fase C. Arriviamo alla fine e poi procedo a rispondere alle domande sul famoso articolo 53 e cioè sull'accesso agli atti. Che cosa dice l'articolo 53? Sono esclusi il diritto di accesso a ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente segreti tecnici e commerciali. Cioè l'articolo 53 dice guardate che è escluso il diritto di accesso. Cioè se ci dicono, se l'operatore economico ci dice che c'è un segreto tecnico commerciale in quell'offerta tecnica, non si può far accedere agli atti al secondo classificato, al terzo classificato, cioè comunque vuole fare il ricorso. Però che cosa dice poi il comma 6? In relazione all'ipotesi di quel comma 5 lettera, cioè questa, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Cioè, non è esclusa se uno vuole semplicemente accedere agli atti. È esclusa. Se l'operatore economico motiva che c'è un segreto tecnico commerciale. Però attenzione, se il secondo che vuole accedere semplicemente per la propria difesa in giudizio dei propri interessi, è ammessa l'accesso agli atti. Ora, le sentenze ci hanno leggermente chiarito il tutto. Io ne ho prese due in particolare, ma più o meno la stragrande maggioranza sono in questo senso. Una del 2020, Consiglio di Stato, che dice: al fine di esercitare in un procedimento di gara per l'affidamento di contratti pubblici il diritto di accesso riguardo alle informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità, da intendersi in termini di stretta indispensabilità, di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. Cioè bisogna essere concreti, cioè bisogna dire guarda, a me serve effettivamente perché devo fare ricorso. Questo ce lo dice anche il Consiglio di Stato del 2020, un altro Consiglio di Stato, ci dice: in definitiva il criterio normativo del bilanciamento dei contrapposti interessi da parte dell'istante, la prova dell'indispensabilità dei documenti ai quali è chiesto l'accesso affinché possa difendersi in un determinato giudizio, il che equivale ad affermare che l'interesse difensivo dall'accesso agli atti di gara va verificato in concreto. Dice, guardate, cari stazioni appaltanti, sto fatto che questo gli serve per fare ricorso, voi dovete verificarlo in concreto. Solo in quel momento il diritto previsto dall'operatore economico che voleva vedersi segretati i suoi segreti tecnici e commerciali viene meno. Ma come fare però? Cioè, quando è che diventa concreto? Allora io me lo sono chiesto e l'ho inserito nei miei bandi di gara e vi faccio vedere quello che ho inserito, che è l'unico modo. Fino adesso mi è andata bene. Poi vediamo in futuro se ci sarà qualcosa, ma non ho mai avuto ricorsi. Allora, che cosa ho scritto nel mio bando di gara? Ai fini del presente appalto, sono escluso il diritto di accesso a ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente segreti tecnici e commerciali. Quindi ho messo lo stop che prevede la norma. Sempre la stessa norma ci prevede la deroga.
Tuttavia è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. E veniamo a noi. Come faccio a vederlo? Lo vedo in questo modo. Esclusivamente in relazione al presente appalto, la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato debitamente compilato l'atto di procura del litigio, cioè mi deve far vedere che c'è effettivamente il mandato per poter fare ricorso. Solo così io riesco a capire che oggettivamente c'è, ti serve per fare questo ricorso, altrimenti io non riuscirei a capirlo. Potrebbe essere un sistema per cercare di avere i segreti, cartieri, i segreti commerciali del tuo concorrente. Aggiungo, non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui al comma 1 effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere. Se l'ultimo presente in graduatoria, se il penultimo, il terzultimo, il quartultimo, una graduatoria di 15 operatori economici mi fa la richiesta di accesso agli atti anche attraverso il suo legale, ma io perché devo perdere tempo a produrre questi documenti se tu non avrai mai la possibilità di poter vedere soddisfatto il bene della tua vita che è dato dall'aggiudicazione? Ed è con questo credo di concludere e di se riusciamo a passare a rispondere a qualche quesito, che ora sono una meno un quarto quasi, quindi abbiamo un po' di tempo. Allora, se mi sentite, io provo a rispondere. La collega Piondin: in una gara aperta è possibile così un saggio di gara di supporto al RUP per l'apertura della documentazione amministrativa anche se non è stato previsto il decisione di gara? Sì. Il RUP deve o può presenziare alle sedute di gara? Alle sedute di gara non lo so, cioè, nel senso che non come regola no. Oppure la commissione potrebbe chiamarlo per avere delle lucidazioni riguardo al bando di gara, cioè perché se ci sono delle cose da applicare si potrebbe chiamare il RUP a poter discutere eventualmente, illustrare qualcosa che riguarda il bando di gara. La comunicazione di esclusione di un operatore economico dalla gara, questo è pansiera, la firma è il RUP o il dirigente? In caso di centrale di committenza, la firma è il responsabile della centrale o il RUP dell'ente per conto del quale viene sviluppata la gara? Grazie, vabbè, questo dipende un po' dall'organizzazione vostra. Cioè, la comunicazione di esclusione di un operatore economico dalla gara, firma è il RUP o il dirigente, come ho detto prima, ha fatto un provvedimento, perché parla, l'articolo 76 parla di provvedimento, io ho fatto una determina, e la determina la firma l'apicale sulla base quindi il dirigente, sulla base della firma del RUP. Nel caso in cui ci sia una centrale di committenza, se una centrale di committenza senza personalità giuridica, allora il RUP della gara è lo stesso RUP del comune e quindi il problema non si pone. Se invece la centrale di committenza ha personalità giuridica, come per esempio le SUA, in quel caso lì il tutto deve essere firmato dal dirigente apicale della stazione unica appaltante. Il RUP può presiedere la commissione di gara dell'appalto? No, non può presiedere la gara dell'appalto, però può formare, però può essere, membro della commissione. Per spese attenzionali di servizio, sì. In caso di progetto sopra soglia, dove si necessita di espletare il bando tramite il capitolato informativo BIN, se bisogna rivolgersi a centrali uniche di competenza, il RUP della stazione appaltante mantiene la fase dell'affidamento? Questo dipende dall'accordo che avete nella commissione che avete scritto con la centrale unica di competenza, non lo so. Dipende lì che tipo di accordo avete fatto. Il RUP di una gara può essere anche il segretario di commissione di gara? Sì, il segretario di commissione di gara, avete visto, il segretario verbalizzante, non ha un ruolo particolare, può essere chiunque, quindi non vi preoccupate. Nel caso di appalti di servizi, questa è la collega Tucco, allora, nel caso di appalti di servizi e forniture sopra soglia, l'articolo 35, mancanza di esperienza con il RUP, anche se non vi dato cosa succede? Succede che può essere impugnata la gara per un requisito manchevole da parte del responsabile del procedimento. Buongiorno, come si pone quel verbale unico con l'esigenza di procedere dopo l'apertura delle buste amministrative di ammettere i concorrenti alle fasi successive? No, io dicevo che il verbale unico riguarda le singole fasi, cioè c'è un verbale unico per la busta A, un verbale unico per la busta B e un verbale unico per la busta C. Qualora una struttura organizzativa vi siano livelli superiori, funzionari, settori direttivi, può essere un istruttore amministrativo? Credo proprio di no, perché l'ANAC più di una volta ha detto che dipende dall'organizzazione, quindi il RUP normalmente è un funzionario, non un istruttore amministrativo in comuni dove ci sono i funzionari. Potranno essere oggetto di accesso agli atti le attribuzioni dei singoli commissari?
Come vi ho spiegato prima, in verbale sì, se le avete messe nel verbale sì, ma potete farlo a meno di mettere nel verbale. Io farei un verbale unico dove ci metto semplicemente la manifestazione di volontà del collegio, non dei singoli commissari. Come abbiamo visto, le sentenze sono chiare da questo punto di vista. È possibile nominare un RUP sempre dipendente pubblico ma di un'altra amministrazione? No. No, il RUP deve essere sempre lo stesso, a meno che non si faccia un accordo tra pubbliche amministrazioni. Allora sì, se si fa un accordo tra pubbliche amministrazioni dove si mette insieme, ad esempio, un ufficio, allora in quel caso lì il RUP può essere di un altro ente. Dunque, Campodonico, collega, in assenza di funzionari o di organizzativi, il RUP può essere un istruttore, gli si deve riconoscere una PIO o solo indennità per mansioni superiori? No, questo non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo quando si farà un webinar per il personale, perché queste sono materie attinenti al personale e non attinenti al codice degli appalti, quindi non vi saprei neanche rispondere. Elisa Moschella, per affidamenti di servizi e forniture sotto soglia, secondo linea guida 3-2016, sempre si va a guardare l'anzianità dei servizi almeno 5 anni. Se dei servizi si intende nel settore di competenza o nell'ente, se la figura apicale presenta nel settore almeno anzianità di un funzionario di categoria inferiore, come ci si comporta? Esempio, funzionario di categoria D con anzianità di un anno contro dipendente di categoria C con anzianità maggiore, magari con più di 5 anni. Il dipendente di categoria C può fare il RUP al posto del funzionario di categoria D? No. Se c'è il funzionario di categoria D, deve essere il funzionario di categoria D. Però, attenzione, se ha un titolo di studio diverso, sì, potrebbe essere un geometra contro un altro geometra di là, e effettivamente questa è una cosa particolare. Su questo sinceramente non saprei, mi riservo di rispondere su questo. Ente di grandi dimensioni, il dirigente del settore, è vero che non può fare RUP? Perché? Qui ha detto no, anzi, il dirigente del settore è automaticamente RUP, poi lui a sua volta può di volta in volta attribuirlo a un altro funzionario o meno, ma è automaticamente per legge. Se andate a vedere la legge 241, quindi una legge di oltre 30 anni fa, già prevedeva che i responsabili dei procedimenti sono i funzionari o dirigenti apicali dei settori. Sono d'accordo con lei, suppongo, Panziera, con la non necessaria seduta pubblica di gara, ma se non sbaglio l'ANAC la prevede nel bando TIP, almeno nel penultimo nell'IVA si sopra soglia, quindi come ci si regola? Mi sta dando una notizia, devo andare a controllare, non mi ricordo se l'ha prevista, forse l'ha prevista come facoltativa, devo andare a vedere, però come dicevo prima il problema non si pone, l'ANAC a questo punto può dire quello che vuole, nel senso che se la giurisprudenza e la norma ci dice questo, comunque vado a controllare. Nomine utilizzo. Nomina e utilizzo supporto al RUP, sì, attraverso un affidamento di servizi, se questo è il senso della domanda del collega Scotton. Come si nomina? Si nomina e come si utilizza supporto al RUP? Si nomina attraverso un semplice appalto di servizi con le soglie previste all'articolo 36. Buongiorno, ci può parlare degli incentivi economici previsti per il RUP? No, nel senso che non è materia del mio webinar di oggi, probabilmente sarà materia di un altro webinar, non quello di oggi. Disapplicazione penali per ritardato ultimazione lavori e responsabilità del RUP? Sì, nel senso che se non applicate le penali, certo, certo, ma è responsabilità sia del RUP sia del dirigente. Oricchio, il soccorso procedimentale è possibile, secondo anche la giustizia più recente, solo prima che vengano espressi i giudizi da parte della commissione giudicatrice? Sì, è ovvio, perché altrimenti non si capirebbe perché viene fatto il soccorso istruttorio e il soccorso procedimentale. Il soccorso procedimentale deve essere fatto prima che la Commissione esprima il proprio giudizio, perché deve in qualche modo illustrare in maniera più chiara possibile l'offerta. Ho perso il segno. Allora, no, devo andare indietro. Sono troppo avanti. Allora, ecco qua. Soccorso è possibile, ok, perfetto. Collega Paglia, qual è il riferimento normativo del soccorso procedimentale? No, ho detto prima che non c'è il riferimento normativo. È un istituto che è stato previsto dalla giurisprudenza e dall'ANAC. Quindi deve andare a vedere in quelle sentenze. Io ne ho mostrate alcune, ma ce ne sono tantissime sul soccorso procedimentale. Tarbari, sì, vabbè. Emanuela Fracassi, il RUP di una società di committenza che esamina la documentazione amministrativa deve comunque sottoporre al RUP dell'acquisto le sue decisioni. Anche qua dipende dall'accordo, cioè nella convenzione che è stata fatta tra centrale di committenza e comune, che cosa c'è scritto.
lì è la fonte di tutto. Nella domanda di partecipazione lei riporta le dichiarazioni di quell'articolo 80 che non sono incluse nel DGE, oppure integra direttamente il DGE? No, io integro il DGE. Il DGE, attenzione, va integrato di volta in volta. Ci sono delle dichiarazioni ex articolo 80 nel vecchio DGE che non c'erano. Io le ho integrate nel mio, ci ho messe anche quelle. Quindi va integrato di volta in volta. Ritiene che sia opportuno, all'esito dell'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, pubblicare i verbali della commissione di gara prima che sia interrotto la termine di aggiudicazione? No, no. Perché così, voglio dire, complicate il tutto, perché potrebbe darsi che effettivamente il RUP consideri e indichi dell'illegittimità all'interno del verbale e chieda alla commissione di rinnovare il suo giudizio. Buongiorno, l'articolo 80 è stato precedentemente modificato, pertanto inseriamo la dichiarazione 2 che non contiene tutte le dichiarazioni del classico 80, un modello di partecipazione di tutte le dichiarazioni del DGE, è corretto? No, nel senso che lei queste cose dell'articolo 80 non deve mettere la domanda di partecipazione, ma deve metterla nel DGE, cioè deve integrare il DGE. Collega Pati, è corretto fare un verbale dopo l'apertura della busta amministrativa avendo anche valore di provvedimento di ammissione? Un verbale può avere la natura di provvedimento? No, un verbale non può avere la natura di provvedimento. Il verbale è un atto amministrativo, non è un provvedimento amministrativo, quindi voi dovete fare una determina con la quale si approva quel verbale. Però come vi ho detto prima, io la determina la farei solamente se c'è un'esclusione, per dare la possibilità eventualmente di poter impugnare l'atto. Se non c'è nessuna esclusione, se tutto è andato in maniera tranquilla, ma fate semplicemente il verbale e andate avanti. Stefano Ricchio, nelle gare telematiche, quando presiedo le gare ad offerte che più vantaggiose, io preferisco fare una seduta pubblica in cui do contezza dello sblocco telematico delle offerte tecniche ed economiche, delle buste amministrative. E hanno di codice MD5, che la piattaforma ha calcolato in sede di caricamento di piattaforma rilascio di dati da protocollazione al singolo candidato, con quelle che calcola la piattaforma in fase di apertura dei play, in modo da dare contezza che gli archivi letti del seggio sono quelli caricati alle imprese partecipanti. Sì, collega Ricchio, va benissimo, per l'amor di Dio, ma tutto questo che senso ha se è già tracciato, cioè sì, lei ne dà contezza nel verbale, dà contezza in maniera tutto quello che vuole, ma non è che si possano andare a modificare successivamente. Non si può modificare in nessun modo. Quindi io sinceramente non farei la seduta pubblica perché perderei solamente del tempo. Qua ho perso di nuovo il segno. Allora, no, ecco qua. Allora, Daniele Apicella, buongiorno. Si può fare la determinata aggiudicazione definitiva non efficace in attesa di esito controllo di CIE negativo 80? Come comportarsi se gli esiti di controllo non pervengono ai termini ordinati? Se 30 giorni nell'ottimo tale di aggiudicazione sicuro del contratto e fidendo alla luce della normativa vigente? Si può fare quello che dice lei, assolutamente sì. Poi, se ognuno si deve poi assumere le proprie responsabilità, cioè se non arrivano entro i giorni previsti, ho capito che non si rispetta la legge 120, ma non la si rispetta non perché la stazione appaltante non l'ha voluto rispettare. Simonetta Mannini, ci può fornire indicazioni di riferimento alla determinazione del compenso da corrispondere ai membri della commissione? No, nel senso che io non me la sono inventata, sinceramente, cioè ho fatto un ragionamento sul buon senso. Ho previsto, se non ricordo male, 500 euro per ogni seduta e però ho ammesso che sarebbe stato liquidato forfettariamente. Insomma, se me lo chiedete poi il regolamento a parte, ve lo faccio dire, non c'è problema. Buongiorno, gli assistenti al RUP possono essere membri della commissione aggiudicatrice? Grazie. No, perché assistenti al RUP perché hanno fatto, dipende che tipo di attività hanno fatto, se hanno contribuito alla realizzazione del bando e tutto il resto, no, sinceramente no. Sulla compatibilità del RUP, ritengo che sia opportuno evitare qualora il RUP abbia determinato le regole del gioco. Sì, e che significa che abbia fatto il bando, però su questo, anche su questo la giurisprudenza non dice nulla, cioè se il RUP ha fatto il bando può far parte della commissione di gara, non essendo presidente può comunque farne parte. Corso non è taglio pratico, grazie alla collega Raimondi. Delia, Stefano, ma la contabilità non è verso le regole? No, beh, questi si stanno rispondendo tra di loro. Ok, di Genova, non è necessario quindi comunicare all'operatore economico il giorno e l'ora in cui la commissione procederà all'apertura delle buste se si opera su piattaforma delle mani? Esattamente, non c'è nessun obbligo che abbiamo, anzi, meno lo facciamo è meglio, secondo me, perché perdiamo meno tempo. Grazie per la sessione sul campo, chiaro e puntuale, grazie a lei. Rita Bello, grazie. Cancegni, a proposito dei segretari di gara, faccio rilevare
che sono i veri motori delle commissioni di gara, si occupano di mettere in grado le commissioni di celebrare la salute in presenza del remoto e un videoconferenza pubblici nei contatti con il presente, dovrebbe essere annoverata una commissione della commissione anche se invotante. Normalmente siamo funzionari pubblici chiamati a tracciare l'attività ordinaria. Sì, ha ragione, Cancelli, ha perfettamente, pure io ho trovato dei segretari fantastici, veramente due volte in particolare me lo ricordo, fantastici, che hanno fatto tutta l'attività istruttoria, tutto il resto, benissimo. Però attenzione, come abbiamo visto, la norma non dà questo valore ai segretari verbalizzanti. Di conseguenza dobbiamo stare attenti a non precludere l'attività, il buon andamento dell'attività della commissione semplicemente perché il segretario non c'è o è indaffarato per altre cose, semplicemente questo. Ho di nuovo perso il segno, andiamo indietro. Ok, Barabino, oggettivamente vorrebbe spendere qualche parola sulla integrazione con l'accesso civico generalizzato. No, questo sarà materia di un successivo webinar da parte di qualche collega. Marco Perillo, consiglieri comunali possono presentare istanze di accesso agli atti di gara prima che la stessa venga pubblicata? Non lo so, sinceramente, bisognerebbe leggere nel vostro regolamento che cosa c'è scritto. Secondo me no, devo dire la verità, però insomma, va visto nel vostro regolamento per quanto riguarda l'accesso agli atti che cosa è previsto. Mario Campanini, sarebbe bello se i quesiti vengono raccolti e risposti. Io ho perso il segno. In un unico documento come per i quesiti di gara? Sì, potrebbe essere. Edoardo Piovesana, in una gara aperta a valenza europea, le operazioni relative all'apertura della convenzione amministrativa è comunque affidata a RUP, assistita da due testimoni. Vista la complessità della procedura e di diversità dei documenti da controllare, è possibile istituire un seggio di gara anche se non lo è previsto il disciplinare comunendo lo stesso RUP? Sì. Sì, nel senso che è previsto dalle linee guida ANAC. Quindi, cosa può fare il RUP se si accorge dell'errore di valutazione della commissione dopo aver approvato con determina la proposta di aggiudicazione? Niente, può fare un'altra determina con la quale annulla la precedente e chiede alla commissione di reinsediarsi per valutare di nuovo ciò che è stato fatto. Una recente sentenza del TAR Abruzzo, che coinvolto direttamente il comune di cui sono dipendente, ha dato ragione ad un operatore economico, quarto classificato, a cui era stata negata l'ostensione dell'offerta tecnica del primo classificato per mancanza di interesse. Sì, può essere, per l'amor di Dio. Cioè, io ho visto anche cose fatte dai TAR che non mi metto le mani nei capelli, però dobbiamo cercare come sempre di utilizzare il buon senso. In che modo deve essere calcolato il corrispettivo del riconoscere i membri di gara esterni? Non saprei, nel senso ecco perché ci vuole il regolamento, perché poi ogni posto ha le sue quantificazioni. Come dicevo prima, se volete potete chiedermi il regolamento, ve lo faccio avere. È sempre il segretario che non abbia a svolgere funzioni di supporto e effetto delle condizioni operatorie delle piattaforme sociali, quindi un ruolo fondamentale nella gara, a maggior ragione ora in tempo di incidenza. Sì, dottor Cancelli. Sono perfettamente d'accordo con lei, se l'ho offesa in qualche modo faccio ammenda di tutto questo, però dico semplicemente che non è previsto nella norma il segretario verbalizzato. Ecco, questo. Maria Grazia Orlando, dov'è? Ecco qua, ragazzi Orlando, è possibile avere presente la commissione il funzionario di una società in house della stazione appaltante? Grazie, sì, credo di sì, che faccia comunque parte dell'organizzazione dell'ente. Ritiene che sia utile affiancare al DG una dichiarazione omnicomprensiva su presentare, no, come dicevo prima, va inserita all'interno del DGE. Monica Boschi, dopo l'aggiudicazione, è corretto che il RUP, pur essendo unico per tutta la procedura, nomini un direttore dell'esecuzione che si occupi della gestione di questa fase del contratto? Sì, nel senso che se il contratto è particolarmente complesso, è giusto che ci sia un direttore dell'esecuzione del contratto. Requisiti dell'assistente a RUP, grazie. No, nessun requisito particolare. Dipende che tipo di assistente a RUP vuole. Se lo vuole nella fase di programmazione, deve essere qualcuno che abbia avuto esperienza nella fase di programmazione e progettazione della gara d'appalto. Se invece deve essere la gestione della gara, qualcuno che abbia esperienza nella gestione della gara. Se in fase di esecuzione del contratto, qualcuno che abbia avuto esperienza nella fase di esecuzione del contratto. Può essere nominato RUP un istruttore direttivo tecnico di un altro settore urbanistico, grazie. Nel senso che sarebbe preferibile no. Nel momento in cui però non ci sia davvero nessuno all'interno di quel settore, può essere nominato RUP un funzionario di un altro settore. Il RUP può essere sia presidente di gara che membro della commissione, se è membro della commissione può essere no. Sarebbe opportuno che il presidente di gara non sia RUP. Chiedo scusa, il RUP non può. Chi era? L'ho perso di nuovo. Eccolo qua, Medeot.
chiedo scusa, non può essere un istruttore tecnico, ho capito correttamente, nemmeno se tale istruttore ha l'esperienza pedagogica. No, non ho detto questo, dipende dalla grandezza del vostro comune. Se è un comune grande, l'istruttore tecnico, insomma, fa fatica a essere RUP. Se invece è un comune piccolo, l'istruttore tecnico può tranquillamente farlo. Se la commissione tecnica ritiene di escludere un offerente per non conformità alle prescrizioni del candidato tecnico, può comunicarla all'interessato, ovvero deve essere comunicato dopo il provvedimento di aggiudicazione. Allora, se la commissione tecnica ritiene di escludere un offerente per non conformità alle prescrizioni del candidato tecnico, non ho capito. Che significa per non conformità alle prescrizioni del candidato tecnico? Cioè che il suo capitolato non è conforme al capitolato tecnico del comune, non ho capito, non mi è chiaro. Può essere nominato come supporto a RUP un istruttore tecnico in servizio presso un altro ente? Sì. Se sì, come si dovrebbe concordare con gli emolumenti che corrispondono al soggetto nominato? Dipende, voglio dire, dalla quantificazione del tutto. Si può fare. Una volta espletata la gara e avviato il servizio lavori, il RUP è automaticamente DEC o il suo ruolo può essere limitato alla sola procedura di gara? No, il RUP è automaticamente DEC. Per nominare un altro DEC deve farlo con un proprio atto. Le chiederei di citare la sentenza in cui si afferma che il presidente della commissione giudicatrice deve far parte della stazione appaltante. E non lo so, nel senso che è nelle singole slides che poi avrete, quindi potrete tranquillamente vederlo. Insisto, c'è qualcuno che insiste. Dov'è? Chiedo scusa alla commissione tecnica, scusa il referente. La sentenza, insisto e mi scusa, l'attivazione delle penali, non l'applicazione, competenza del RUP, sì, è sempre competenza del RUP, tutto ciò che riguarda il contratto è competenza del RUP. Nel caso di gara europea, se il RUP manca del requisito di anzianità nel settore, non esiste altro personale in azienda, come si può procedere? Grazie, facendo l'accordo con un altro comune, è molto semplice, si fa l'accordo con un altro comune, si mette l'ufficio tecnico in comune e si nomina il RUP, quello di quell'ufficio tecnico. Grazie, semplificherò. Perfetto, ma se non viene disposto il provvedimento di ammissione e esclusione agli operatori di consultante verbale, sì, va benissimo. Però, come dicevo prima, nel caso in cui ci sia un'esclusione, è ben molto meglio fare il provvedimento, perché il provvedimento ha una valenza persona esterna che conforma all'articolo 76, perché l'articolo 76 parla di provvedimento. Ho perso di nuovo il filo. Ecco qua. Se il RUP una gara dichiara poi incompatibilità per il conflitto di interesse, una volta presentate le domande, il può essere nominato solo per il tempo specifico alle procedure di selezione, poi presentato dal RUP originario e cose più strane. Sì, diciamo di sì. In astratto sì, in astratto sì. Corso molto ecco, così grazie a lei. Comunque, immagini la figura apicale che nomina il RUP, come avviene la nomina? A fare il segretario generale, ovviamente. Il responsabile della centrale di committenza che firma gli atti di gara può far parte della commissione di gara, che firma gli atti di gara, questo dipende anche qua da che cosa c'è scritto nella convenzione della centrale di committenza con il comune. Il RUP di una procedura, il regolamento di questo comune può prevedere monumenti accessori nel RUP delle gare per i fornitori di beni o servizi solo se supera 500 euro. Secondo lei è legittimo? Non saprei. Sinceramente non saprei, perché poi ogni comune, voglio dire, si dota di regolamenti su cui bisognerebbe fare una valutazione precisa, non saprei, sinceramente. Quindi i componenti della commissione possono essere tutti interni alla stazione? Sì, assolutamente sì, Orlando. Deborah Santino, grazie molto di ragione, grazie dottore, se un comune è un unico soggetto che può fare il RUP, è responsabile del settore, può nominare a se stesso? Infatti non deve, non nomina se stesso, non deve nominare assolutamente se stesso, è già per legge responsabile del progetto, non c'è bisogno di una nomina. Cioè, i RUP sono già quelli, le figure apicali, non c'è bisogno di nessuna nomina, è per legge. Ottimo, espressione comprensiva ed esaustiva, grande espressione di gara interessante. Mi formulo la domanda, può la commissione di gara comunicare l'esclusione prima del provvedimento di aggiudicazione? No, la commissione di gara non può comunicare l'esclusione, l'esclusione va comunicata attraverso il RUP. Come abbiamo visto, la commissione di gara è un organo servente. Niente, ok, siamo ai ringraziamenti, ringrazio voi dell'attenzione, mi avete seguito fino adesso, credo non sia stato semplice seguirmi fino adesso. per le ultime cose che non ho risposto cercherò di rispondere successivamente. Grazie ancora per rimanere in contatto con me, vi ho detto per andare su Facebook, il gruppo è Appalti Project Financing a cura del dottor Giampiero Fortunato, oppure su LinkedIn, oppure attraverso voglio dire, il cellulare e l'email che vedete qui. Grazie ancora, arrivederci.